PSA. È una mostra un po' particolare perché le opere sono quelle di Jean Paul, che ovviamente avete già avuto occasione di vedere almeno a un primo sguardo, e come vedete sono opere impegnative di un certo spessore, richiedono attenzione. Abbiamo volutamente fatto questa scelta, no? Cioè non voglio fare una mostra ruffiana, no? Cioè ho fatto una scelta coraggiosa, no? Per non nascondersi, insomma, per non far finta di far vedere cose che poi invece non rientrano, no? Nello spirito che Jean Paul, che la caratteristica, insomma, del suo modo di essere artista. Accanto a queste opere poi abbiamo in qualche modo aggiunto dei testi che reagiscono direttamente, quindi i testi che vedete sotto alcune di queste opere sono nate come reazione proprio all'opera stessa, e quindi diciamo un lavoro a quattro mani. L'allestimento, vedete, è sulle pareti all'ingresso, e poi ci sono, che è una cosa particolare, questi due sindoni su questi tavoli che durante tutto il periodo della mostra rimarranno come tavoli di lavoro, quindi chi verrà in biblioteca a studiare avrà come, diciamo, sul tavolo studio, potrà lavorare direttamente. Diciamo che ho fatto tesoro del lavoro che avevo già svolto con Jean-Paul Charles in altre, per quanto riguarda altri eventi, altre mostre. Diciamo che mi sono concentrato sul suo lavoro che riguarda l'immagine, a partire dall'immagine pittorica fino ad una riflessione dell'immagine digitale che in questi tempi riesce a far percepire da noi la fotografia come un fatto sia reale sia immaginario, un po' come una specie di scrittura, e quindi ci fa riflettere anche sul disagio della vita contemporanea, delle innovazioni tecnologiche, eccetera. Quindi ognuna di queste immagini è una specie di simulacro che racconta una storia, in un certo senso inventata. Da questo livello di interpretazione sono passato a una sorta di lettura del sacro all'interno della sua opera. Sono immagini di una forte espressività, perché appunto penso che esprimano l'esigenza di un dispendio maggiore di energie, e il dispendio, come l'elargizione, come il dono incondizionato, sono da sempre delle categorie dello spazio, dei luoghi e delle esistenze che hanno a che fare con lo spirituale. Quindi direi che il fatto che la sua sia un'opera religiosa è proprio perché questa riflessione sull'invenzione, sulla realtà, viene relegata in un, diciamo, in uno spazio che potrebbe essere dedicato al sacrificio, anche alla distruzione, talvolta una distruzione che può essere di un fuoco sacro in un certo senso. Ecco, è tutto. Grazie. Per quanto riguarda il suo viaggio virtuale, appunto, penso che sia uno spontaneo sviluppo del suo discorso pittorico, quindi una parcellizzazione anche dell'individualità che su Facebook, sui social network, proprio sull'immagine digitale, a prescindere dai social network, è più visibile che in altri luoghi. Dunque, scrivo con la pittura, dunque racconto un miliardo di vita attraverso la pittura, e sicuramente proviamo a vedere, ogni persona vede un significato anche diverso. Adesso iniziamo lo spettacolo. Fine? Sì. Prima vediamo qualcosa che arriva. Thank you.
rende visibile la ricchezza interiore e ci fa gustare aspetti che forse sarebbero impenetrabili, che uno ha nella mente, nel cuore, e che attraverso dei segni, l'arte che colpisce i nostri sensi in qualche modo rivela la ricchezza interiore. Questo penso anche attraverso i colori, attraverso anche gli odori. Io penso che anche questa è una ricchezza che uno manifesta, è tutto. Forse nel passato alcuni aspetti del sensibile non venivano valorizzati, oggi invece tutto viene valorizzato come espressione di una ricchezza interiore. Grazie anche per questo segno e anche questi colori così vivaci, così che colpiscono i nostri occhi, i nostri sensi, ci aiutino ad andare anche oltre l'invisibile. D'altronde il mistero che celebriamo, il bambino che vediamo ci fa andare oltre l'invisibile, l'amore di Dio per noi, il Dio che si è fatto uomo e che attraverso il sensibile ci rende palpabile l'amore immenso con cui ci ama. Con questo buon Natale e grazie per questa dono che è espressione di un mondo nuovo che si ricollega a tutta un'espressione antica che è giunta fino a noi. Grazie. Buon Natale.